Eccoci qua, buongiorno e bentornati. Non mi fare ridere, ti prego. Alessandro Zito, bentornati a Crème Brûlée. Che cosa brûlée in pentola oggi? Ce lo dirà il nostro meraviglioso amico Alessandro Zito. Che cosa brûlée in pentola? Brûlée in pentola, facciamo la frolla montata. Anche tu vuoi fare la frolla? Siamo due frolle allora. La frolla montata, io faccio i biscotti. Se vabbè. Vabbè, io faccio le ciambelle. Io mi limito a fare il biscotto. E io ciambelle, va bene. Facciamo la frolla montata da qui, dalle cucine del meraviglioso agriturismo, la torre di Taurianova. Siamo incontrata a Pegara, altrimenti detta Cara. E tutti quanti mi hanno chiesto: ma come mai siete lì a fare le puntate? No, che succede? Niente, il rumore della cucina. Eccoci. Ormai. Comunque è bellissimo svegliarsi e venire a fare colazione qui. Perché lo facciamo? Perché i nostri amici meravigliosi, i proprietari, ci hanno chiesto, anzi ci hanno offerto ospitalità. E qui c'è il dolce, c'è il salato, c'è il chilometro zero per le cose buone, dal latte alle uova, a quasi tutto, la farina è di qua, e poi i limoni degli alberi che si vedono da questa meravigliosa porta della cucina, e poi gli ortaggi, e poi tutto quello che serve. Ci piace l'idea di cucinare con voi e per voi, utilizzando veramente i prodotti del nostro territorio. Anche il burro è un ottimo burro fabbricato in zona, e poi vi diremo come, dove e perché. Bene, okay. Allora facciamo, dai, fai la frolla anche tu. Facciamo la frolla? Sì, però ognuno monta per sé. Ok. Io metto il burro, allora. Cominciamo a mettere il burro nella planetaria. Sì, burro a temperatura ambiente. Ecco, come vedete è già ammorbidito, quindi morbido. Bisogna tenerlo un po' fuori dal frigo. Come si dice? Appomato. Appomata? mi fa senso la cosa, però va bene uguale. A cosa serve la frolla montata? Ve lo spieghiamo subito. La frolla montata altro non è se non l'impasto di buona parte di quei biscottini da tè, per esempio, frollini. No? I frollini che noi andiamo a comprare e poi ci lamentiamo perché diciamo: ah, ma chissà che cosa c'è dentro questi biscotti. Allora, perché non ci sia niente di misterioso, se non addirittura di porcheroso, forse è il caso che dedichiamo questa mezz'oretta di impegno, anche una tantum, magari una volta a settimana o se vogliamo una volta ogni 15 giorni, e ci prepariamo degli ottimi frollini in casa utilizzando i prodotti veri, naturali. A, risparmiamo in soldi proprio. B, risparmiamo perché evitiamo di buttare carte, involucre e porcherie varie nella spazzatura. C, andiamo a guadagnarti in qualità sicuramente e sicurezza. E quindi alla fine è un ottimo beneficio anche per la salute. Bene, allora, il burro è nella planetaria. Burro lo facciamo andare. Lo facciamo. Abbiamo messo non la foglia ma la frusta. La frusta, giusto? Sì. E cominciamo a andare. Sì, lo facciamo, lo raffiniamo un po', lo facciamo montare un pochino. Allora, questa cosa, questa operazione lo ossigena. Cioè praticamente lo rende ancora più morbido, lo rende morbido, ora, e poi comincia anche a montare. Sì, ora, soprattutto con l'aggiunta del burro, dello zucchero a velo. Ah, adesso mettiamo zucchero a velo. Zucchero a velo. Intanto ricordiamo gli ingredienti per la frolla montata: burro, zucchero a velo, le uova, la farina e della buccia di limone grattugiata. Insomma, prodotti assolutamente naturali e che possiamo trovare dietro casa, proprio nell'orto dietro casa, e che sarebbe folle. Dobbiamo far andare veloce. Ok. E aggiungiamo un uovo per volta. Un uovo. Il primo. Mettiamo
la planetaria sensibile. E adesso passiamo alla fase di... aggiungiamo la farina. Cominciamo al sistemare, a metterci la farina. Un cucchiaio per volta. Con lo sbuffo. Sì, perché... Ora, a questo punto... fermiamo. Facciamo andare. No, fermiamo. E cambiamo... Ah, ok. Ora mettiamo... Faccio un po' di limone. Perché fai tutto questo casino? E sostituiamo la frusta con la foglia. Non prima di averla assaggiata. E riandiamo. Ok. E procediamo con la farina. Adesso con la foglia chiaramente si impasta. Sì. Mentre con le fruste si monta. Monta. Oggi facciamo la ricetta di tutte le ricette. Un piatto tipico della tradizione tradizionale calabrese. Pasta e broccoli dolce. Allora, voi dovete prendere un chilo di spaghetti. Li calate nell'acqua bollente con del miele, dello zucchero e poi ci mettete pure un pochino di... sciroppo di acero. Dopo che fate tutto questo, preparate dei broccoletti. Questi broccoletti vanno passati nell'olio, nell'uovo, nella farina, poi ci mettete pangrattato, poi ci mettete sopra un cimino, ci mettete sopra il seso, ci mettete sopra il giugiolè, ci mettete sopra l'uvetta, la mandorla, il pinolo, la noce, la lucidità, tutte queste cose che dobbiamo mettere, tutte queste cose così, e poi le imbrugliate, le mettete fritte, le fate fritte prima nell'olio bollente, poi le passate nello sciutto, poi le dovete ripassare nell'uovo, nella farina. Tutte cose dolci, dolcissime, dolci, belle, belle, malate, zuccolate, guasse, dopo, ditta, ratta, le mettete sopra la pasta e buttate tutto perché fa schifo. Aggiungiamo la scorzetta di limone. Anche la scorzetta di limone grattugiata. Sì, ancora qui. Sono visto la stella planetaria. Sì, è la tua. Hai ragione. La facciamo andare. Mica la mia, ciao. E ci siamo. Intanto io tiro via tutta questa roba. Ok. E questa è la consistenza che deve avere. Salve. A questo punto sono il signor Strappo. Teresa mi ha fatto dei cenni. Serve della carta? Sì. Grazie. No, prego. Per pulire il pasto. Ah, per quel troiaio che hai fatto, quella porcheria. Allora. A questo punto ce ne vogliono altri. La frolla è pronta. Facciamola vedere. Questa non va. Sì, l'abbiamo fatto vedere la consistenza. A questo punto, a differenza della frolla normale, non va in frigorifero. E dove va? Questa va direttamente nel sac à poche. Ah, perfetto. E formiamo i nostri frollini che poi invece andranno in frigorifero. Ah, dopo okay. Andranno. Bene, facciamo i nostri frollini. Prendo il sac à poche. Il sac à poche. Lo chef prende il sac à poche. E mentre lui prende il sac à poche, noi zitti che vi... Ma è buona pure così. Ma eventualmente, Alessandro, si può lasciare anche cruda, vero? E per fare cosa? Per fare cosa? Ricordati che se tu mi parli quando sei fuori. Ah, sì, scusa. Non sei in televisione, stai parlando da dentro il frigorifero. E arrivo subito. Non vi entra in testa. Senti l'altro che fa casino. Shh.
prima o poi riusciremo a far capire che quando si registra c'è necessità di avere il silenzio assoluto. Om. Ecco. Bene. Ma scusa, dove li fai? Come dove li faccio? In una teglia. Ah, ecco. Allora, questo è l'impasto. Capo a me pensavo. Questo è l'impasto, capo a me pensavo. Ok. Quello non serve? Ma scusa, non sono altri due frollini. Uno e mezzo. Come? Bene. Adesso facciamo la teglia con carta forno. Sì. E facciamo i frollini. Allora, la teglia con carta forno. E cominciamo a fare le formine, sì, quelle cose lì strane, le lumachine, le gzzine, le... Bene, eccoci qua, Alessandro, eccoci qua. Arriva con la teglia già incartata. Sì. Ormai questa carta forno è tutta eccezionale, perché non dobbiamo, stavo dicendo, non dobbiamo sporcare la teglia, invece tieni. Ti smentisco subito. Lo fai per incollarla, sì, giusto? Bene. Ok. Allora, cominciamo a dare forma ai nostri... Ci possiamo sbizzarrire come vogliamo. Ecco, facciamo i bastoncini. Dai, che tengo io. Facciamo i due. Poi facciamo i tre. Vedi, questi non ti dico come mi stavo per chiamare. Ma va bene così. Non è difficile da intuire. Sono carini i punti interrogativi, vedi com'è carini. Ecco, ci piace questa roba. Eccolo qua, perfetto. A questo punto che succede, Alessandro? Vanno in frigorifero. Ah, ora vanno in frigorifero. Sì, perché bisogna stabilizzare, diciamo, la forma, perché altrimenti se li mettessimo così... Si squacquerano. Sì, perdono completamente la forma. Invece, perfetto. Li passiamo 2 ore in frigorifero e poi li infogliamo. Perfetto. Va bene? E quindi? Magia. Magia di crème brûlée. Oh, Pio Bove. Un sentimento di vigore e di pace al cor mi infondi. Oh, che solenne, come un monumento, tu guardi campi liberi, fecondi. Oh, che al gioco inchinandoti. Non mi state riprendendo? Cosa stai facendo, Alessandro? Prendo i nostri biscotti che a quest'ora... Ah, prendiamo i nostri biscotti, famoli vedere. A vedere. Eccoli qua. Che sono sempre quelli di prima. Sì, un po' più duri. Sono tosti. Sì. Sono pronti alla morte. L'Italia chiamò. In dove forno vanno? Subito. In forno. Forno, gradi. 180 per 180 per 10 minuti, un 10 d'ora. Minuti. Bene. Care cose, caro biscotto, vai. Vai, guarda che meraviglia. Tiè. 180 gradi, almeno 10 minuti, ma ognuno di noi conosce il proprio forno e sa quanto bisogna tenere il biscotto dentro per farlo cuocere. Quando c'è la giusta colorazione. E qual è?
un biondo pallido o un biondo corposo? No, deve essere un po' striato perché ci sono i disegni, okay. Devi accorgere. Quindi quel poi biondo ce lo facciamo vedere castà, dopo, dai. Biondo castà, con le mesh. Con i riflessi. Appena siamo pronti li facciamo rivedere. Ma intanto, caro Alessandro, 3, 2, 1, magia! Oh, allora, questo... Eccoli qua, ti bruci, attenzione, sempre, quando di... vedi... No, è che volevo assaggiare, il cocco di disidrata... Eccoli! Eccoli qua. Bruciano. Ora sono così, nudi nudi. Ora nudi, li... no, sì. Allora lasciali a me, ti prego. Ecco qua. Da, cosa stai facendo? Lascia ora il faccio... biscotto nudo. No. Sì, lo voglio vedere così. Ciao, sono Amanda. Io adesso facciamo, li immergiamo. Dove li immergi? Io li immergerei così. Così. Giusto. Ah, vedi, proprio quelli del bar. Uh-huh. Bello, ci piace. Mettiamo così. Così. Ti piace il cocco? Sì. Allora ci mettiamo il cocco. E ci mettiamo il cocco, e ci piace. E ma ci scusa piace. Un attimo. Fai. La famosa map. Scusa un momento, aspetta, cortile. Non si può vedere cortile. Questo l'abbiamo fatto con la, sempre con la cioccolata. E ci mettiamo una pezza e pistacchia, vedi? Ah, sì. Ci piace. Poi questo lo mettiamo in verticale. E lo facciamo liscio così, senza sì. Niente. Poi facciamo un'altra volta questo, uno e due. E ci mettiamo da una parte il cocco e dall'altra parte il pistacchio. No, questo lascio così. Ma quando si strunza, vedi? Aggira, tappa, popolo, popò. E popolo, popò, popò. Tieni. Ok. Ehi, salute. Poi ne facciamo quello in questo modo. No, sì. Ma con bollezza. E poi scusate, questi dove vanno? Un'altra volta dentro al forno? No. No. Invece li possiamo mettere 2 secondi nel frigorifero. Bravo. È vero? Sì. Perché questi, mo che si sono raffreddati, voilà, okay. Un biscottino. Ok. Signorini, scusate, volete assaggiare il biscottino? Ma questo non c'è un biscotto. Mm? Sono pasticcini. Arrivo subito, devo prendere... Ho toccato il cielo con un dito. Mi dai quel coltellino che hai preso ma prima? Ma quale coltellino? Sto toccando il cielo con un dito, devi guardare il coltellino. Scusa, dove sei? Ma che state facendo? Facciamo qualche altro decoro. Però posso dirvi una cosa? Voi tenete proprio la fantasia, eh? Voi la tenete proprio la fantasia, voi scrivete adesso un nome, il cognome, indirizzo, volete mettere pure il numero civico, siete arrivati troppo tardi, il comune okay. Di Taurianova li ha già messi, ah, sì. Tripli, 4x15, ecco a che qua. Numero abitate voi professore? 1. E poi? Basta. Ma non è possibile, è una casa nuova. Hanno sbagliato, non hanno messo la targhetta. 1. Io abito al 30 e 32. Ah, sì. La stessa casa. Il mio vicino 32, 34, 36, 30, 34, 36, 38. Si incrocia, capito? In che via abitate, scusate? Era Virginia, era parallela via Virginia. E ora non, ti chiamano non mi ricordo. È nato no. Hanno cambiato pure no, o no? No, no, il nome rimane quello, ma hanno aggiunto qualcosa. No, hanno aggiunto pure sì, traverso. Sì, sì. Traversa Rosso, via Virgilio, numero... Ti interrompo un secondo, io li metto un attimo nel frigorifero, ok? Sì, sì. Abbiamo avuto una bella idea nel nostro paese, un piccolo paese della provincia di Reggio Calabria. Io mi sono spostato per lavoro tanti anni fa. All'epoca si chiamava Taurianova. Adesso ha cagnato pure un nome. Eccoci sapete? Qua. E io abitavo prima in via di Azzo, numero 30.
Mi sono scedato una mattina. Mi sono scedato una mattina e 32. Per sempre via dietro. Sì, però non è che sono, non sono aumentate le porte dietro a me. Sono aumentati i cartellini che hanno attaccato. Hai capito? Okay. Quello, un cartellino costa 1 o 2 euro, no? Se tu lo moltiplichi, sai quante soldi che... Magnamme un biscotto! Mangio, mangio, niente. Magnamme c'è questo biscotto! Arrivo un il secondo. Numero 30 e il numero 32, il biscotto numero 37, 38 e 39. Mangiamolo questo biscotto, eh? Quanto è dolce il biscotto quando non costa niente. Mangiamo, mangiamo. Chiedo scusa, quella cioccolatina ce l'abbiamo ancora? È personale o comunale? Questa, poi questa. No, ecco qua. È personale? È vostra? Ecco qua. È con la mutua. È con la mutua, quando la mettete a me, la mettete pochina pochina. E mangiamo i biscotti! Vado a controllare se i biscotti sono pronti. Prego, prego! Chiedo scusa, l'acqua è pubblica o è privata? Perché se è pubblica la bevo, se è privata non la compro. Eccoli qua, Nino. Finiti, pronti. Mi si è attoppato la bocca. Ci vorrebbe un amico. Qualcosa, vero? Eccoci qua. Beh, qua ci vorrebbe veramente una bella tazza di caffè, una tazza di tè, una cosa ci vorrebbe, però posso dire, sono tanto simpatici e tanto belli che questo ce li mangiamo così. Qua, essendo a Taurianova, mangiamo anche senza bere, come dire, perché qua si sta bene, basta mangiare, è vero? Sì. Che dici, se lo dice lei, professore? No. È bellezza. Una cucina di ristorante, insomma. Bene così. Beh. Allora, questa puntata di Crème Brûlée l'abbiamo terminata così. No, dai. Facciamo le cose serie. Alessandro, questi sono i biscotti, e non sono i frollini che si comprano già fatti, sono dei frollini che, come avete visto, ci fanno, come dire, impegnare un quarto d'ora, 20 minuti massimo per l'impasto. Sì, un po' meno. Un po' di pazienza quando li mettiamo dentro al frigo a riposare. E poi, nel tempo si fa altro. Intanto si fa altro, non abbiamo problemi, possiamo fare tutto quello che ci pare. Dopo almeno 2 ore, no? Sì, di frigo, sì. Devono avere il tempo di raffreddarsi per bene, li inforniamo a 180 gradi per 10 minuti. 8-10 minuti, controlliamo poi, chiaramente il forno, infatti. Se il forno è ventilato forse qualcosa di meno, se il forno è ventilato e non statico. È ventilato, se è statico, qualcosina in più, se non sbaglio, sì. O viceversa. No, giusto. Non giusto così, qualcosina in più. Li tiriamo fuori, li facciamo raffreddare un po', qualche minuto, e poi li possiamo immergere in cioccolato fuso. Per fondere il cioccolato prendiamo o delle pastiglie di cioccolato fondente o un pezzo di stecca di cioccolato, lo sciogliamo con un po' di burro o un po' di panna, giusto per renderlo... No, qui niente. Qui non c'è prodotto. Solo, quindi non facciamo niente, perché poi deve indurire. Poi possiamo utilizzare della granella di pistacchio, o della granella di nocciole, della granella di noci, quello che ci pare, frutti e cose, del cocco per esempio, un'altra proposta, sì. E insaporiamo una delle parti e poi insomma ci divertiamo a decorare. Fermo restando che sono buone così, tali e quali. Io personalmente li ho mangiati in un modo o in un altro, sono splendidi e stupendi tutti quanti. In una giornata dedicata possiamo prepararcene mezzo chilo, ne facciamo tantissimi con mezzo chilo, e sono quelli che potranno servirci o per la colazione del mattino o per la merenda o il tè del pomeriggio, anche per i nostri bambini, senza bisogno di andare a comprare quelli di cui ci fidiamo poco, e devo dire alla fine forse abbiamo anche ragione. Semplicissimi i prodotti, li avete visti, burro, farina,
classici, uova, zucchero, nient'altro. Chiaramente quelli che andiamo a comprare hanno bisogno di tutti i conservanti che grazie a Dio noi non usiamo. Intelligenza, per cari amici, perché la salute è nostra e se non la salvaguardiamo noi non ce la salvaguarda nessuno. Grazie ancora per questa bellissima puntata di Crème Brûlée, caro Alessandro Zito. Grazie all'agriturismo La Torre di Taurianova, Contrada Pegara, altrimenti detta Pchara. E ci vediamo la settimana prossima con un'altra puntata. Intanto veniteci a cercare, siamo sul canale YouTube Sud 656, siamo sul sito www.sud656.tv e poi cercateci perché saremo virali su Facebook e su tutti i social. Alla prossima.